Raga, vi invito ad arrivare a 50.000 like, ma come? 50 like e lasciate nei commenti qual è una ibrida che vorreste vedere o qualche squadra che vorreste vedere, io ve la porto. Sono qua a vostra disposizione. E bella a tutti ragazzi, sono Gilby, sono qui oggi nel secondo squad builder. Raga, dovete ringraziare Sumi Wake che ha proposto di fare uno squad builder un'ibrida tra Premier League e Liga. Infatti l'ho studiata, lui mi ha dato un budget di 300.000 crediti, io ne ho spesi un pelo di più, però spero gli vada bene lo stesso perché è veramente veramente forte. Io adesso del titolo metto BPL perché non ho voglia, fanculo. Mettiamo ok, lui mi aveva detto di farla un 4-3-3 con il CDC e due CC, che sarebbe il 4-3-3-2. Io ho pensato e studiato veramente una squadra fortissima, costa un pelo di più, costa 400.000 crediti, però raga, fidatevi, ne vale veramente la pena. Il primo nome in porta è Thibaut Courtois, è veramente qualcosa di osceno questo giocatore. 89 di overall, la cosa che mi ha impressionato di lui è il 91 di presa, 88 di riflessi, raga, è devastante. E costa, beh, costa, è quello che costa di più mi pare, sì, 80.000 crediti, però penso veramente ne valga la pena. Qua subito in difesa troviamo un suo compagno di squadra spagnolo, ovviamente per fare l'intesa con la Liga, ed è Azpilicueta, qualcosa di devastante questo giocatore qua. È uscita anche la versione IF, che però costa veramente troppo. Però vi posso dire che già questa versione qua è veramente forte, quindi vale già la pena questa. Poi ovviamente se avrete più crediti potete prendere anche le versioni IF dei giocatori che vi mostro adesso. L'altro difensore che però è della Liga è Piqué, Gerard Piqué, che costa molto meno rispetto agli ultimi FIFA perché è diventato anche un pelo più scarso. Però è sempre una sicurezza lì in difesa, è veramente veramente forte. Volendo si potrebbe prendere qua, mi sembra, Sergio Ramos, e sulla destra Carvajal, però costa di più in totale, quindi se avete crediti fatelo pure, ma bisogna avere i crediti appunto. Qua sulla mediana troviamo Ander Herrera, giocatore dello United, qualcosa di estremamente buggato, veramente veramente devastante. Lui costa, c'ho scritto qua, 25.000 crediti, che penso ne valga la pena. Passiamo adesso al terzino sinistro che è Alberto Moreno del Liverpool, veramente buggato, è quello che costa di meno mi pare. Ci serve raga, ci serve anche qualcuno che costi poco, perché sennò va a finire che costa troppo veramente questa formazione. Alberto Moreno, questa qua è una squadra che potete utilizzare tranquillamente per la Weekend League perché è veramente veramente forte, quindi approfittatene, visto che questo video penso di caricarlo venerdì, quindi approfittatene per la Weekend League appunto. Successivo adesso abbiamo Semedo, che è una certezza su FIFA 18, c'è anche la versione IF se avete più crediti. E one, no, cos'è la versione IF? Ma sì, direi di sì. Semedo invece costa all'incirca 13.000 crediti. Poi raga, passiamo alla parte più devastante della squadra. Qua abbiamo Bakayoko, giocatore del Chelsea, che dopo la patch è stato un po' depotenziato, però è sempre sempre una sicurezza lì. Qua sulla destra abbiamo Andrés Iniesta, un giocatore che riga, sempre stata una certezza in ogni FIFA e quest'anno si è riconfermata una certezza. Infatti guardate quanto ha di passaggio, 87 di passaggio e 90 di dribbling, giusto così per tirare due numeri fuori a caso. Adesso devi partire da un punto che, allora, vi posso dire su Martial che è forte, per carità, è veramente veramente forte, però pensavo e speravo costasse un pelo di meno. Ovvio, non so se ne valga veramente la pena, però, cioè, vale 70.000 crediti? Non lo so. Lasciate nei commenti, secondo voi, il vostro parere. In attacco, raga, punta, io penso sia il giocatore più buggato di tutto, ma dico tutto FIFA 18. Guardate che statistiche ha Gameiro, guardatelo, 87 di velocità, 83 di tiro, devastante. Manca l'ultimo, la D, che è Ousmane Dembélé, qualcosa di
iper, super, mega buggato. Guardatelo lì. È quello che costa di più insieme a Courtois, infatti costa 75.000 crediti. Guardate che squadrona, raga, è qualcosa di devastante questa squadra qua. Costa 40.000 crediti, ma ne vale veramente la pena. Raga, vi invito ad arrivare a 50.000 like, ma come? 50 like e lasciate nei commenti qual è una ibrida che vorreste vedere o qualche squadra che vorreste vedere, io ve la porto. Sono qua a vostra disposizione. Nulla, ci becchiamo al prossimo video.